When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the
Nel 1977 il Petrarca riparte con un girone di andata modesto, ma poi infila una serie di successi importanti. Il 16 maggio del 77 si decide tutto a Padova, dove arriva la Sanson Rovigo. Due città calamitate dal derby e 18.000 spettatori occupano la Piani per uno dei pomeriggi più esaltanti della storia del rugby italiano. Tifo, cori, colori e stravince il Petrarca. Finisce 21-9, che significa spareggio per lo scudetto la domenica successiva allo stadio Friuli di Udine, sempre tra Petrarca e Rovigo. Immaginare che tipo di emozioni e di sensazioni sta per attraversare lo stadio Piani. Tutti aspettano il triplice fischio dell'arbitro, ecco che si sta facendo melina sul cerchio del centrocampo. 44 minuti e 38 secondi, la partita è praticamente finita e il Padova è praticamente matematicamente in Serie B. Io sto osservando la panchina del Padova, c'è il presidente Pilotto teso come un violino. Finito, siamo in Serie B.
portiere Putelli e Galderisi. Recupera il pallone il portiere Bruno, lo scambia fuori dell'area con Gallazzo. Su Gallazzo c'è un fallo di ben arrivo. 10 secondi al termine. 10 secondi al termine della partita. Sempre 3-3, incredibile, con una serie di emozioni esaltanti. Vediamo che c'è ancora un fallo di Ruffini su Signorelli. C'è da confidare forse in un minuto di recupero o due da parte dell'arbitro, speriamo. Comunque ancora l'azione che prosegue, il Barletta in possesso di sfera, viene fermato adesso il pallone da Benarrivo, vediamo, forse c'è uno spazio. Benarrivo, sul quale commette fallo Fabris. Calcio di punizione, vediamo, battuto da Albertini, ecco il tocco per Longhi, ancora lo scambio con Albertini, limite l'area rigore, la finta, il tiro, adesso il tiro e la deviazione sul tiro di Dilivio, ancora un angolo, è impossibile che non si riesca a segnare un gol dopo una miriade incredibile di occasioni. Vediamo ancora il Padova in attacco, ecco Longhi in area di rigore, una finta, entra in area Longhi, ancora Longhi, fa il cross, lo effettua, un colpo di testa, Benarrivo rimette in mezzo, attenzione, c'è un fuori gioco segnalato da guardaline e crediamo che sia finita. 46, un minuto di recupero, crediamo sia finita questa partita. È un vero peccato, veramente è una cosa che ha dell'incredibile questa partita per il Padova. Gli diamo il calcio di rinvio, il pallone ancora per Ottoni, ma crediamo sia finita. La sfera recuperata però ancora dal Padova. Vediamo il pallone sulla destra per Galderisi, ma è impreciso il passaggio di Ottoni, la sfera termina al lato, rimette in gioco Colautti. Si gioca ancora, vediamo il pallone recuperato dal Padova, forse è l'ultima opportunità. Ecco Dilivio che mette il cross in area di rigore, respinge ancora la difesa con Gabrielli. E poi il pallone in avanti, vediamo Ottoni, e poi c'è un fuorigioco con un giocatore che è rimasto a terra, c'è un fuorigioco, l'arbitro guarda il cronometro, vediamo il pallone ancora in aria, Galderisi lo ferma, lo gira per Longhi, attenzione Longhi, va a tiro, across the ocean, into your devotion, long have I gone, so far from my home. Cercherà a cogliere il compasso.